Ciao a tutti, in questo video parleremo di uno dei termini più comuni e probabilmente uno tra i più importanti del gergo scacchistico, un termine che praticamente dà nome al gioco stesso. Il termine è scacco. Lo scacco è una mossa particolare in cui un giocatore mette il re avversario sotto attacco, cioè sotto la minaccia di qualche proprio pezzo. In particolare vediamo questa posizione il bianco può minacciare il re avversario con diversi pezzi, praticamente con tutti i pezzi che ha a disposizione tranne il re. Infatti, una cosa da notare è che il re non può mai mettere sotto scacco il re avversario direttamente, almeno perché così facendo si metterebbe in una casa minacciata dal re avversario. È chiaro che se qui il re bianco volesse minacciare. Il re nero dovrebbe andargli accanto, ma tutte queste tre case sono controllate dal re nero, quindi il re bianco non ci potrà mai andare. Quindi il re è l'unico pezzo con cui non si può dare direttamente scacco al re avversario, però gli altri pezzi lo possono fare tutti. Ad esempio, in questo caso, il cavallo può dare scacco al re avversario spostandosi in C6, perché dalla casa C6... Alla mossa successiva potrebbe catturare il re avversario, è questo che significa minacciare il re avversario, minacciare la sua cattura. Anche gli altri pezzi possono minacciare il re avversario, ad esempio il fiere b4 attacca, quindi minaccia il re avversario. Se il nero non fa niente, la prossima mossa il re viene catturato e quindi il re nero è sotto scacco oppure il bianco sta dando scacco al re nero. Allo stesso modo, con la donna può dare scacco sia in H7 che in F7 oppure ancora la torre può dare scacco in E2 scacco al re avversario Ok, una cosa fondamentale del gioco degli scacchi da considerare è che quando un giocatore è sotto scacco, come in questo caso il nero al re quindi è sotto scacco, deve forzatamente parare lo scacco in qualche modo. E ci sono tre modi per farlo. Consideriamo ad esempio questa posizione, il bianco gioca donna a 7 da scacco al re nero. A questo punto il nero ha tre opzioni, o muove il re dallo scacco, ad esempio spostandolo in e8, non è più minacciato questa casa il re al sicuro non è più sotto scacco, quindi questa mossa va bene. Oppure catturare il pezzo che sta dando scacco, ad esempio la donna nera può catturare la donna bianca eliminando la minaccia sul proprio re. O infine si può frapporre un pezzo allo scacco. Donna F7 para facendo scudo al proprio re. L'unico pezzo il cui scacco non può essere parato è il cavallo perché il cavallo salta. Quindi, nel caso che venga giocata questa mossa, anche se il nero frapponesse pezzi in tutte queste case, lo scacco sarebbe comunque in essere perché il cavallo salta oltre qualsiasi pezzo. Vediamo ora ad esempio il bianco: e dà una serie di scacchi, cominciando con cavallo c6 questo punto il re nero deve spostarsi perché il cavallo non può essere preso né si può frapporre pezzi come abbiamo detto allo scacco quindi dovrà andare in una di queste due case proviamo re f8 una casa che non è minacciata a questo punto il bianco dà un altro scacco con l'alfiere sta minacciando il re avversario quindi il nero si deve muovere anche qui non ci sono scelte perché Nero non può frapporre pezzi all'attacco, ne può catturare l'alfere, quindi il re si deve muovere e a questo punto con donna g6 il bianco vince perché questo è uno scacco che non può essere parato. Infatti il re, se vedete, non ha case disponibili sicure su cui muoversi, quindi non si può muovere il re, non si può... Catturare la donna perché il re tecnicamente la potrebbe prendere, ma la donna è difesa dal pedone, quindi in ogni caso eh, il re non può catturare la donna perché finirebbe su una casa eh, minacciata dal bianco. Inoltre, non si possono frapporre pezzi tra donna offendente e il re, quindi in questo caso il re è sotto scacco matto e il bianco ha vinto. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao.